Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. Siamo con la terza parte di Coromon e nel frattempo, come vi avevo detto, ho allenato i miei Coromon. Infatti ora vi faccio vedere la mia squadra. Eccoci qui. Abbiamo Svurmi al livello 7, Kubzero che non avrei voluto allenare ma ha fatto un livellino al livello 9. Abbiamo questo X che scambieremo, è un Mino che dobbiamo scambiare. Mi sono trattenuto dal farlo scambio perché voglio farlo in video, voglio vedere com'è. Poi abbiamo appunto un Mino a livello 9 che ho allenato, un Moffell a livello 8 che ho allenato e un Silquill a livello 8 che ho allenato. Ma giustamente ve li farei vedere così, che è più bello, no? Svurmi, Kubzero, Mino, cioè meglio quello che scambieremo, Moffell che è questa sorta di talpa furetto, ecco, molto interessante, tipo terra lui. Mino di tipo fuoco, Silquill tipo volante. E a dire la verità ne ho altri che ho messo nel box perché non ci stavano nella squadra. Ok, anche Svurmi è un tipo normale. Ora andiamo per l'appunto a parlare a questo tipo che ci chiedeva uno scambio, se vi ben ricordate. Quindi hai trovato un Mino da scambiare con il mio Buzzy? Certo che sì. E diamogli il Mino a livello 5. Oh, quello è un bellissimo Mino. Lo scambio volentieri con il mio Buzzy. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace se state gradendo la serie e il videogioco, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo Coromon, se l'avete magari giocato anche voi, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutti coloro che potrebbero essere fan di Pokémon e potrebbero appunto piacere, a cui potrebbe piacere questo Coromon. Grazie, prenditi cura del mio Buzzy. Buzz e buone mani, fantastico, sto andando ad addestrare il mio nuovo Mino al Parco Radioso. Forse ci incontreremo presto. Oh! Possiamo andare a sfidarlo? Intanto voglio vedere Buzz, prima di tutto. A livello 8 ce lo dà, quindi non ce lo dà al livello diciamo, a cui diamo il Pokémon scambiato. Ce lo dà a un livello fisso, immagino. O forse a livello minimo della squadra, no, perché c'è un 7 e c'è un 9 come massimo. Forse ando un livello medio? Non sappiamo. Andiamo al sommario. Buzzy, questo mi sa di tipo elettro. E non so se Buzzy sia il vero nome di questo Coromon. Più che altro se sia un soprannome che ha dato l'allenatore. Perché se vi ricordate nei giochi Pokémon, i Pokémon scambiati con gli NPC del gioco avevano sempre dei soprannomi stupidi. Ok, tipo normale. Specie, e infatti è un Beasle questo. In realtà non è un Buzzy, ecco, un Beasle. Abbiamo api velenose, mossa che non abbiamo ancora visto, vediamo un po' com'è. Allora, potenza 30, tipo veleno? Oh, è super efficace contro il normale il veleno, quindi qui è fortissimo questo coso. Manda un esercito di api velenose per infliggere avvelenamento al nemico nel prossimo turno, che quindi si toglie 30, quindi un po' meno rispetto alle normali mosse, però applica avvelenamento nel prossimo turno e in più è super efficace contro i Pokémon tipo normale, quindi quasi tutti quelli che sono qui, tranne Mino, che è di tipo fuoco. Ok, molto interessante. Vediamo le abilità. Antidoto. Ok, cura dall'avvelenamento. Ne abbiamo due ora che curano dall'avvelenamento. Allora, andiamo a cercare il ragazzo. Tra l'altro vi faccio... Questa non ho ancora capito come prenderla, questa cesta. Questa cesta che c'è qui sotto. Non ho ancora capito come farlo. Andiamo a cercare quel ragazzo appunto nel parco radioso per provare a sfidarlo. Allora, ok, vediamo un po' chi esce. Un Silquill a livello 4. Ok, Sfurmi se la può cavare. Con colpo, vai. Il nostro Sfurmi fa un bel danno, vabbè, a parte che ha fatto il colpo critico. Ci abbassa la precisione, va bene. Io sto adorando questo gioco, mi sta piacendo davvero tanto. Sono contento di averci speso quei 10 euro su Steam. Abbiamo sbloccato parte del suo potenziale perché la barra sotto a quella di esperienza, vedete che sono due barre, quella arancione gialla e quella blu. Quando si carica quella blu possiamo distribuire dei punti un po' come vogliamo. Questo sarà una sorta di tank, ok? Da quello che ho capito, poi vedendo le sue statistiche, quindi io continuerei a mettergli attacco fisico, PS e difesa fisica. Ok, fatto. E sale anche a livello 8, Sfurmi. Ottimo. Non è che magari si evolve, perché mi dà l'idea di un coleottero questo, no? Non si evolve a livello 8. Andiamo a modificare però l'ordine della mia squadra ora. E andiamo anche a prendere le conquiste che non ho preso mentre allenavo i Pokémon, perché voglio farlo in video con voi.
Ogni 10 lotte vinte, infatti no, ho vinto un bel po' contro appunto i selvatici. Guardate, siamo a 40, ok. Arreca 15 danni a un singolo Coromon. Sì, l'ho fatto grazie alla mossa Sonda, che è quella che permette di fare 2,5 danni con la prossima mossa. Scopri 10 specie di Coromon, fatto, e qua credo di aver fatto tutto. Per l'appunto, sì. Ok, continuiamo. Eccolo, è lui? È lui? Lo sfidiamo? Ah, mia... Ok. E tu, vuoi vedere com'è diventato forte il tuo Mino? Certo. Non abbiamo ancora mosse super efficaci contro il tipo fuoco, che ricordo essere acqua e vento. Ok. Allora, è a livello 7, Mino. Perché api velenose? Ah, le ha imparate giustamente, Surmi. Lui usa Codo Rotante, una mossa... infame, perché è come furia, colpisce da 1 a 3 volte. Non avevo visto che aveva imparato api velenose il nostro Sfurmi. Ok, posa carina, ci cioè abbassa la difesa. Ormai le mosse che fanno questi Pokémon li conosco perché ho passato un po' di tempo ad allenarmi. E intanto l'abbiamo anche avvelenato. Credo che il veleno tolga una percentuale di salute fissa, no? Subisce danni dall'avvelenamento, 2 PS, ok. Rimonta, sì, il nostro... quello che gli abbiamo dato la rimonta. Io direi di cambiare Pokémon, o meglio Coromon, per non farlo morire. E mandiamo appunto Buzzy, dai. Usiamolo contro di lui. Ok. Va bene, si è preso un colpo e l'avvelenamento farà il resto. Ok, l'avvelenamento uccide, non lascia ad 1 PS. Ho guadagnato un po' di punti esperienza. Mi devo esercitare ancora un po', va bene. E 58 per la vittoria. Ottimo. Il Moffel, tra l'altro, la talpa, ha imparato anche una mossa che ruba soldi agli allenatori. Voglio provarla perché non l'ho ancora provata. Ok, già che sono qui, già che siamo tornati indietro per riaffrontare quell'allenatore, vorrei andare nel mio box. E lasciare giù un paio di Pokémon che non mi piacciono più di tanto, prenderne alcuni che invece avevano delle abilità più interessanti. Perché io alcuni che avevo già allenato li avevo lasciati giù nel box. Nel box, nel box. Sei finito nel box, che è che indovina la citazione? Allora, ritira Coromon, vai. Per l'appunto avevo lasciato un po' di Coromon qui dentro. Beh, questi che potrei anche liberare, ma li tengo in caso magari servano per delle missioni da scambiare, eccetera. Butterbeat a livello 1, Silquill a livello 3, li avevo catturati un po' così. Avevo un Armado a livello 8 e un Butterbeat a livello 7 che voglio riprendere perché se non sbaglio hanno delle abilità interessanti alcuni di loro. Ecco, questo con Sonda è fortissimo. Infatti ha 5 di energia per essere usato. Ecco, infatti il bottino al vincitore ottiene il 50% in più di oro quando si sconfigge un addestratore. Non serve che il Coromon abbia lottato, nel senso che è proprio possente tenerlo in squadra e otteniamo sempre il 50% in più di oro, quindi questo me lo prendo come Pokémon. Assolutamente. No, vorrei prenderlo. Ritira. Vai. Seleziona. Scambia. Ok. E lasciamo giù... ma io direi di lasciare giù Buzzy. Tanto questo ha imparato api velenose, che è la mossa di Buzzy. È comunque un tipo normale, non è un tipo elettro. Io quasi quasi Buzzy lo lascerei giù. Anche perché ha un soprannome, mi dà fastidio i soprannomi. Lo dico tranquillamente. E antidoto come abilità ce l'abbiamo già. Mentre lui, Armado, che è relativamente forte, ok? Perché voglio farvi vedere appunto che è un altro Pokémon che ho portato a livello 8, poi l'ho lasciato al box. Specie normale, database 20, rarità comune. E ha però Segugio, che è una mossa che non ho ancora capito bene come si usa. Ok, perché la sua descrizione è semplicemente utilizzando il suo acuto senso dell'olfatto, il Coromon scova il suo nemico. Magari contro Pokémon di tipo spettro? Il Coromon a volte può accumulare oggetti che trova intorno al campo di battaglia. Questa è un'altra abilità che voglio ottenere squadra. Quindi voglio prenderlo. Vieni con me, Armado. Scambia. Devo stare attento a non fare libera. E a dir la verità mi sa che potremmo lasciare giù Silquill, che è un Pokémon, un Coromon relativamente debole che ho trovato, non è molto interessante. Però ha attacco rapido in realtà, quindi Mino me lo voglio tenere, perché mi sa che diventa forte. Moffer è interessante perché ha anche la mossa Ladro, che vorrei provare ad usare un po' nel
negli scontri e direi che va bene così, dai, usciamo. Torniamo ora alla città Villafieno. Taglio e ci rivediamo lì. Eccoci arrivati a Villafieno. Nel frattempo il mio Patterbit si chiama. Ha fatto un altro livello combattendo con i selvatici. Ed ora possiamo iniziare ad esplorare effettivamente Villafieno perché non l'abbiamo mai fatto. Allora, Villafieno, centro addestratori. Ok, parliamo con lei, signore Joshua. C'era un tempo in cui non avevamo nessun tipo di tecnologia in questa città, ma i tempi stanno cambiando. Ok? Salve. Hai già visitato la biblioteca? Ci sono così tanti libri lì, ma così poco tempo per leggerli tutti. Adesso ci sono dei strumenti nascosti qui in giro, eh? Sempre dare un'occhiata. Perché abbiamo visto che Coromon ama mettere strumenti nascosti in giro. E prendendo gli strumenti nascosti si abbassa un po' almeno la difficoltà. C'è una nota sulla porta. Sessione di lettura in corso. Si prega di tornare più tardi. Ok, non possiamo entrare nella biblioteca. Possiamo entrare qui però, immagino. Ok. Questa è veramente una bella zucca. Va bene. Speravo in uno strumento nascosto, ma dettagli. Salve. Aiutare qui al centro addestratori è fantastico. Ho la possibilità di vedere tanti tipi di Coromon. Però qui abbiamo una cesta con un frutto Fic cura immediatamente il veleno quando il Coromon ne ha colpito. Frutto Gaox sveglia immediatamente il Coromon. Ok. Buono. Qui non abbiamo strumenti. Nope. Qui neanche. Salve. Adoro quando Nina viene a farmi visita. Spero sia qui per me. Lei è Nina, vero? Sì. Sboccia l'amore? Sposti, buon amore? Salve. Abramo, il nostro villaggio non ha avuto un centro addestratori per molto tempo. Per questo ne abbiamo costruito uno, per poter aiutare gli addestratori di passaggio e i loro Coromon. Ottimo. Ok, sono le 10:20, sto registrando questo video ancora di mattina. Ah, nel forno abbiamo trovato la torta, giustamente. Qui? Un frutto Canul. Ripristina fino al 70% DPS se è in pericolo, ma causa un problema di stato? Ok, interessante questo gamble, questa scommessa che si può fare. Qui non c'è nulla. Ok, possiamo uscire però. Ah, ecco come si entra in questo recinto sul retro. Possiamo parlare ai Coromon? Magari qualcuno di loro ce l'ha qualcosa? Questi sono arrabbiatissimi, guardate. Guarda quanto è arrabbiato. Ok. Slitherpin, questo non l'abbiamo ancora visto. Questo è shiny? È un coso shiny? Questi Coromon sembrano così felici mentre camminano liberi per il campo. Non oserei mai rinchiuderli dentro a degli spinner. Che poi, come farebbero ad entrarci? Ok, classico dilemma appunto con anche vari giochi Pokémon. 300 d'oro. E qui? Spinner sorpresa. Ottimo! Abbiamo trovato anche degli altri oggetti qui dentro. Proseguiamo la nostra esplorazione di Villafieno. Andiamo qui sotto. Qui ci sono strumenti? Nope. Salve. Un Beasle? Dove? Ah, non lo so. Perrin è intrappolato. Maledetti Beasle. Ah, dobbiamo aiutare lui. Dobbiamo sconfiggere Beasle. Vediamo chi abbiamo davanti in squadra. Patterbit, a livello 8. Contro i Beasle. Abbiamo delle conquiste, tra l'altro. Ah, abbiamo vinto 10 lotte mentre venivamo qua, giustamente. Allora, chi mettiamo contro i Beasle? Mandiamo Moffel? No, dai, Moffel teniamolo per gli allenatori. Mandiamo Armado, che è un po' che non lo uso. Beasle. Noi abbiamo un Beasle grazie allo scambio con Mino. A livello 8, tra l'altro. Forte questo Beasle. Segugio non lo uso. Mi sembra inutile. Guardate quanto tanca il nostro armadio. E fa anche un discreto danno. Forse perché Beasle ha. Ah, più velenose. Me lo avvelena a quanto fa danno, tra l'altro. E non era molto efficace? Ok. Bisogna sostituirlo, altrimenti si avvelena. Vediamo se così possiamo evitare il veleno. E possiamo mandare in campo. Mino. Vai. Ah no, tra l'altro mi sa che era super efficace a Fivelenose. Appunto. E niente, me lo avvelena anche questo. Però io li userò
Code rotante. Se siamo fortunati colpirà tre volte e lo ammazzeremo. No, ho colpito una volta. Che sfiga. Ok, ora verrà avvelenato Mino, ma va bene comunque. Andiamo di coda rotante. Un'altra volta ha colpito solo una volta. Questa è sfiga, Mino. Mi spiace. Tra l'altro, visto che i Coromon che muoiono prendono comunque esperienza. Questa è una differenza molto forte tra... rispetto a Pokémon. Molto importante. Ok, palla di sabbia. Come vedete, Moffel, che è un tipo terra, ha anche mostri di tipo terra. Perfetto, 85 punti esperienza a tutti. Qualcuno sale di livello? Sì. Mino ha risvegliato parte del suo potenziale. Ecco, Mino, come vedete, è uno che attacca fisicamente e ha molta difesa speciale. Quindi io direi andare con queste statistiche. Tac, tac, e aumentargli un po' i PS. Vai. Perfetto. Fiu, grazie mille. Pensavo di essere spacciato. Stavo lavorando a questo recinto qui e all'improvviso quel Beasel mi è saltato addosso. Comunque grazie per avermi aiutato. Felice di averlo fatto. Siccome stavi lavorando a quel recinto, sei per caso Perrin il Fabbro? L'unico e il solo. Non c'è Fabbro migliore qui in giro. Ma chi sei tu? Io sono Glacial, mi ha mandato Rigel per cercarti. Vi ricordate la missione principale? Ah, presumo sia per installare il raccogli essenze. Bene, mettiamoci al lavoro. Avanti, andiamo alla mia officina. Ok, ci ha teletrasportati qui. Eccoci qua, ti do il benvenuto nella mia officina, Glacial. A giudicare dall'aspetto di questa officina, devi essere molto impegnato. Lo sono come, sono settimane che fabbrico spinner giorno e notte. Tra l'altro guardate con che cura hanno fatto tutti gli interni. Sono uno dei pochi che lavora per la Lux Solis che sa come si fanno gli spinner. Quindi sì, mi spezzo la schiena. Ma una mano con quel guanto te la posso dare. Conosco bene la tecnologia Lux Solis. Non dovrei metterci molto per installarti un modulo. Grazie, ecco il mio guanto. E questo è il modulo. Ok. Ha rimosso il guanto e rimosso il modulo e raccoglie essenze. Nel frattempo puoi usare questo guanto di scorta. Ok. Bene, diamoci da fare. Oh, mentre lavoro sul tuo guanto, perché non fai un salto in biblioteca? Puoi trovare molti libri utili lì. Ti faranno sicuramente comodo per la tua avventura. Puoi chiedere al mio fratellino, è veramente un cervellone quel ragazzo. Ti aiuterà sicuramente a trovare i libri che ti servono. Ritorna quando li avrai letti tutti, sarà tutto pronto per allora. Grazie per la dritta, farò un salto in biblioteca allora. Perfetto. Ah, sarà meglio che mi dia una mossa. Ok. Eccolo che lavora. Ah, diamo un'occhiata soprattutto qui dentro, che potrebbero esserci strumenti nascosti. Qui abbiamo uno spinner che fa sempre comodo. Qui dentro? No. Mi aspettavo che dentro la botte vuota ci sarebbe stato uno strumento nascosto, devo dire la verità. Qui? Nada. Qui nemmeno. Ok, proviamo a vedere di qua. Di qua c'è qualcosa sicuramente. Infatti. Frutto canul. E qui? Frutto canul. Vai, derubiamolo. E qui dentro si può entrare? Oh sì, nella sua camera da letto. Kerrin, mia sorella mia, ho scoperto che sei stata tu a compilare il reclamo riguardo ai minerali non abbastanza splendenti. So che siamo stati diversi fin da quando eravamo bambini, ma vorrei parlarne insieme a... Sembra che il resto della lettera sia stato tagliato. Ok. Sembra qualcosa di relativamente importante. E di qua dove si va? Ah, si esce nel cortile sul retro. Qui cosa c'è? Frutto fichi? O frutto fic? Questa non si può spostare. E qui non si può prendere nulla. Ok, va bene. Abbiamo comunque preso un altro frutto fic. A questo punto possiamo uscire, immagino. Dall'officina di Perrin. Ok, continuiamo la nostra esplorazione di questa città. Qui abbiamo un alveare, tra l'altro. Adoro questi dettagli. Allora, da questa parte c'è qualcosa? Nope. Vediamo un po', Là c'ero già stato, qui però no. Dovevo entrare qui. Salve. Questo qua cosa c'è? Quale frutto dovrei piantare? Ah, posso piantare dei frutti. E piantiamo un frutto canul di qui. E qui mandiamo un frutto... un altro frutto canul. Un frutto fic, dai, mandiamo un frutto fic. Posso rubare qualcosa?
Sì. E senza paurosa. Ok. Questi sono libri. Questo libro parla di tutte le diverse specie di Coromon. Io preferisco scoprirlo da me. Infatti, non voglio spoilerarmi tutto. Ho arato e seminato persino sotto la tempesta, tanto che mia moglie gridava: "Caro, tu hai perso la testa!" Disciplina, sentimento, barba ispida sul mento. È la vita contadina. Mi è cresciuta la barba ispida sul mento. Le faccende da sbrigare vanno fatte in un secondo, e alla festa del raccolto ci divertiremo un mondo. Questo parla per rime, va bene. Questo posto è un paradiso, abbiamo trascorso i nostri migliori anni qui, e ci piace così tanto che passeremo proprio qui quelli che ci restano. Ok, scommetto che qui da qualche parte c'è un altro strumento, nel forno, torta combo, buono. L'importante è derubare questa povera gente. Sempre e comunque. Però posso entrare anche nella loro camera da letto? Saranno tre strumenti, infatti qui c'è una cesta, guarda, tac. Un coupon, ok, abbiamo rubato pure il loro coupon. Poverini, manco riusciranno a comprare roba. Avevano un coupon per andare a comprare qualcosina e non morire di fame. Gliel'abbiamo rubato noi. La dura vita della. Aspetta, qua ci sono. Niente amici con l'insalata. Ok. Bene. Qua sono zucche. Non mi dispiace usare un po' di olio di gomito. Non ho bisogno di tecnologia per lavorare nel campo. Però io ti rubo comunque qualcosa. Frammento di fenice. Cosa fa il frammento di fenice? Non mi sembra di averlo già ottenuto. Allora, oggetti. Salute. Frammento di fenice. Rivitalizza un Coromon ripristinando metà dei suoi PS. Un revitalizzante. Che però frammento di fenice fa molto più figo. Posso dire revitalizzante. Allora, rimettiamoci il nostro giro blu. Ecco. E togliamoci gli occhiali, va? Ritorniamo ad essere noi. Ok, abbiamo 5 spinner. Spinner argentato che cattura molto più efficace degli spinner. Ok. Spinner sorpresa, efficace se usato all'inizio della lotta, quindi una Velox Ball. E spinner nanna. Un Coromon che dorme. Perfetto. Frutto fic, questi sappiamo già cosa fanno. Telefono, manuale dei tipi. Abbiamo tutte le difficoltà, va bene. E senza paurosa, può attrarre i Coromon già feriti per 3 minuti? In che senso? Possono spawnare dei Pokémon. Dei Coromon. Già feriti selvatici? Interessante. Può applicare la condizione di confusione sui Coromon selvatici per 3 minuti. Ok. Questo chip del guanto registra e memorizza ogni tua azione all'interno del gioco. Va bene. Posso usarlo. Lo posso assolutamente usare. Questi sono strumenti che non posso usare. Però abbiamo un coupon per guanto. A ricevere un guanto e può essere riscattato alla reception del campus della Solis. Ok. Ti viene restituito il 25% della spesa totale, il 50% della spesa totale. Dobbiamo ricordarci che quando faremo una bella spesa per magari prendere degli spinner, usiamo, cioè compriamo tutto insieme e usiamo quello per avere lo sconto. Che posso prendere qualcosa? Ah! Frutto Deli. Aumenta l'attacco speciale del Coromon quando è in pericolo. Relativamente utile. Allora, qui dentro non penso si possano trovare dei Pokémon selvatici. Devo dire. Oh, invece sì. Ah, però Pokémon selvatici normali in realtà. Niente di che. Tiriamolo giù comunque. Graffio. Tanto due graffi dovrebbero bastare. Anche solo uno, ok. È diventato fortissimo questo armadio. Ok. Tra l'altro cambia anche lo sfondo dietro le battaglie. Questo gioco è molto molto più curato di Pokémon. Ma non c'è nemmeno paragone. Andiamo a curarci velocemente. Vai. Perfetto. E poi volevo vedere un'altra cosa insieme a voi. Mondo, eccoci qui. Villa Fieno. Vedi, ti fa vedere i Pokémon che hai, i Coromon che hai preso. Infatti questo Moffell è non comune, io l'ho catturato. Quelli non comuni immagino sia d'oro. Una città tranquilla nascosta tra i boschi. Il centro addestratore locale è un ottimo posto per rilassarsi insieme ai propri Coromon. Mentre il parco è radioso e me ne mancano alcuni. Però come cacchio fai a prenderli? Io sono stato probabilmente un'ora e mezza o 2 ore ad allenare i Coromon. Sempre nel parco radioso. E non ho trovato questi. Cioè Mino. Ah, forse non è la rarità però. È il tipo, la cornice, perché questi hanno tutti tipo normale. Questo è tipo fuoco, quindi è la cornice rossa. Ma questi non li ho trovati.
una splendida area per fare un picnic o addestrare i tuoi Coromon. Qui i supervisori della Lux Solis di solito istruiscono i loro studenti. E qui posso trovare dei Coromon? No. In questo campus la Lux Solis insegna alle matricole i segreti per diventare degli ottimi ricercatori duellanti a partire dall'avventura. Ok, volevo vedere quella cosa lì. Andiamo ora nella biblioteca, come ci ha consigliato Perrin. Salve. Strumenti invisibili qui? Nope. Questi libri sono troppo spaventosi per me. Ok. Fa tutto così, va bene. Vediamo, eh. Ah, aspetta, questi sono diversi. Oh, la sezione The Fantasy, mi piacciono questi libri. Ok, ogni riga probabilmente è una sezione diversa, quindi non andiamo ovunque a cliccare. È senza repellente, questo posso immaginare cosa faccia. Giardinaggio, potrebbe essermi utile per coltivare dei frutti. La storia del tempo, cosa dovrebbe significare? Aspetta, tu cosa vuoi? Monica. Monica! Vi ricordate Sophie Terre? Sto studiando tanto per entrare alla Lux Solis e diventare un'addestratrice forte, ma i libri che Merrin mi ha dato sono troppo complicati per me. Mi sa che noi invece non abbiamo studiato per niente, siamo entrati comunque. Sto cercando un libro specifico per principianti. Ho sentito che il libro Coromon, le basi, si trova da qualche parte qui in biblioteca, ma non riesco a trovarlo. Missione iniziata. Fammi vedere questa cosa delle missioni, per favore, un secondo. Attive. Gli studi di Monica. Monica sta cercando un libro intitolato Coromon, le basi, che deve essere da qualche parte in biblioteca. Ok, completate. Qua, appunto, trova un Mino, problemi di spinner. Ha catturato un Coromon per Jerome, ma è lui che ha imparato una saggia lezione. E abbiamo catturato un Mino e l'abbiamo scambiato con un Beasel, che è proprio una missione, a quanto pare. E non credo faccia differenza tra principali e secondarie. O forse sì, perché ho visto che c'era sotto una sezione, no, statistica, ok. E qui non ci sono strumenti, andiamo da questa parte. Non posso leggerli tutti, va bene. Tu sei il fratellino? Ehi, perché porti un libro in testa? Di che parli? Solo la persona più intelligente della città può indossare questo cappello favoloso. Vedo che lo stai fissando. È Jebedaia questo. Pensi che dovresti essere tu ad indossarlo? Penso che mi starebbe bene. No. Bene, dovrei sconfiggermi prima, ma sarà impossibile perché sono io la persona più intelligente da queste parti. Te lo dimostrerò sfidandoti ad una battaglia. Non ha molto senso. Una lotta Coromon in una biblioteca? Oh, no, non quel tipo di lotta, infatti. Scopriremo chi è il più sapiente. Che ne dici? Non ora. Forse più tardi, sì. Prima esploriamo un attimo la biblioteca. Qualcuno scarabocchiato qui. È così piccolo. Ma cosa dovrebbe essere? Jebedaia mi ha sfidato in un duello di indovinelli. Almeno ora so che non sono ancora pronta per diventare un'addestratrice. La madò, addirittura. Solamente perché ha perso degli indovinelli. Ah, guarda lì, uno strumento. Spinner sorpresa, ottimo. Strumenti invisibili sulle piante? No. Allora, esploriamo prima la biblioteca. Esploriamola tutta. E poi andiamo a fare la sfida di indovinelli con Jebedaia. La fattoria dei Coromon, 2084. Bacca arancia meccanica. Chissà di che parlano questi libri, chissà. Ci sono così tanti libri interessanti qui. Non riesco a decidere quale dovrei leggere prima. Gialli, per me è stato il maggiordomo, vabbè, classico. La sezione storica è la mia preferita. Puoi trovarci libri che sono addirittura più antichi di Velua. Ok, interessante. Possiamo imparare dai nostri errori, va bene. Ah, strumento invisibile. Richiamo Lux, va bene. Ci sono anche libri per bambini. Sono un po' troppo grande per questi. Ok, saliamo di qua e vediamo un po' cosa c'è. Questo libro parla di tutte le diverse specie di Coromon, ok. Orologio, classico. Hai trovato Coromon le basi, bene. E tu dovresti essere il fratellino, per forza. E là. E là. È Merrin, esatta. Esattamente, è lui. Sto ingarbugliando con il filo. Hai bisogno di qualcosa? Certo. Perrin mi ha detto che avrei trovato dei libri per addestratori principianti qui. Sai dove si trovano? Ah, mio fratello Perrin, dici? Non potrà mai capire il potere della conoscenza. Mi prendo in giro perché passo il tempo a leggere. Mi dice che invece dovrei contribuire alle attività del villaggio, mentre lui sta a lavorare su quell'incudine tutto il giorno. A cosa servirà mai? In realtà è la penna che è più potente della spada, giusto?
Penso di sì, si sarebbe ferisce più la penna della spada. Non c'entra niente qui. Ah, amante dei libri anche tu? Sembra che ti abbia mal giudicato. Su, lascia che ti aiuti con quei libri che stavi cercando. Per un ricercatore duellante, hai detto? Conosco solo quelli. Ma come, conosci solo... Vabbè. Sì, questo qui ha. Ah! Un altro qui! Cormo, le basi? No, troppo elementare. Ma potrebbe tornare utile a qualcun altro, forse, perché qua ci dava l'indizio che potevamo trovarlo lì. Sì, ecco l'ultimo. Leggendo tutti questi libri, acquisirai tutte le conoscenze utili ad un addestratore alle prime armi. Forse potresti persino riuscire a passare il quiz di Jebediah, e infatti sapevo che dovevamo aspettare perché le risposte ce l'avrebbero date. Mi piace credere di essere più intelligente, quindi sfida chiunque a chi ne sa di più. Di solito se ne sta nella sala lettura. Beh, ecco qui. Ok, abbiamo guida addestratore, guida Coromon, guida al potenziale, guida statistiche. È tantissimo materiale da leggere, studia bene e diventerai un addestratore di Coromon con cui non si scherza. Vedrò se ci sono altri libri che potrebbero servirti. E poi ti manderò un messaggio per farti sapere. Ok. Cosa ho fatto? No, ho sbagliato. Ho usato il repellente del guanto. Vabbè. Torta PS. Ok. E abbiamo trovato tutto quello che mi sta c'era da trovare qui. A questo punto andiamo a dare il libro alla ragazza. Coromon le basi. Prima però diamoci un'occhiata noi. Allora, oggetti utilizzabili, no, strumenti base, ecco qua. Guida alle difficoltà l'abbiamo già, guida Cormon, un diario di viaggio, la mia avventura a Velva, usa, a Velua. Molti anni fa, durante i miei primi viaggi a Velua, sono rimasto sbalordito dalle svariate condizioni climatiche della regione. Mi sono incuriosito e volevo scoprire nuove specie di Cormon che abitavano quelle zone. Ho deciso di partire per una spedizione e raccogliere le mie scoperte in questo diario. Esplorando diverse aree della regione di Velua, ho scoperto che determinati tipi di Coromon sono attratti da specifiche aree geografiche. Per esempio, la maggior parte dei Coromon di tipo sabbia che ho visto vivono nei deserti elementari. In tutto, sono riuscito a distinguere 7 diversi tipi di Coromon e un totale di 114 specie uniche catalogate durante il viaggio. A me sembravano di più di 7 tipi. Ho anche scoperto che esistono specifici tipi di mosse, non sempre corrispondenti al tipo di Coromon. Ne ho scoperte 6 e le ho denominate mosse tipo. Come per tutti i tipi, una mossa tipo può risultare più o meno efficace a seconda del tipo di Coromon su cui viene usato. Immagino che le parole colorate siano le risposte alle domande poi che ci farà il Jebediah. Quindi 7 diversi tipi di Pokémon, 114 specie uniche, 6 tipi di mosse. Come i 7 tipi di Coromon, a queste 6 mosse tipo esclusive interagiscono tra loro, e queste 6 mosse tipo esclusive interagiscono tra loro, è complesso da spiegare. Tuttavia, ho scoperto l'effetto di ogni tipo sull'altro. È un font che mi confonde un po' questo. Aspetto che ogni addestratore dovrebbe conoscere bene. Ho poi riassunto queste scoperte in un manuale, il manuale dei tipi. Mi assicurerò che ogni addestratore ne abbia una copia. Ok, questo fatto, poi. Manuale dei tipi, questo l'abbiamo già visto, però erano più di 7. Sono più di 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, solo mossa questa, niente, sono stupido. Abbiamo appunto 7 tipi di Coromon, quindi normale, elettrico, spettro, sabbia, fuoco, ghiaccio e acqua. Ok? Quindi non c'è tipo erba, non c'è tipo volante. Non c'è tipo psico, buio, non c'è niente di queste cose qui, sono 7 tipi. E abbiamo però 6 tipi di mosse diversi dai tipi dei Coromon. Quindi abbiamo mosse magia, mosse buio, mosse pesante, mosse aria, mosse veleno e mosse squarcio. Ok, non ci sono i Pokémon tipo veleno, abbiamo le mosse veleno. Una cosa diversa, ok? Ok, ora è molto più chiaro. Guida addestratore. Stai pensando di diventare un addestratore? Bene, continua a leggere. Dopo che avrai letto questo libro, sarai ad un passo dal divenire un addestratore di Coromon professionista e saprai tutto ciò che un addestratore deve sapere. Ma quando puoi definirti addestratore? Tutti sanno che un addestratore è una persona dalla grande passione per i Coromon, in grado di addomesticarli e addestrarli. Gli addestratori viaggiano alla ricerca di nuovi Coromon e nuove sfide. Ogni addestratore ha i propri obiettivi. Alcuni vogliono conoscere meglio ogni aspetto dei Coromon, altri aspirano ad addestrare la squadra di Coromon più forte. Gli addestratori addestrano i propri Coromon attraverso le lotte,
accumulati abbastanza punti esperienza, molti Coromon potranno persino evolversi in una forma diversa, diventando ancora più forte. Un addestratore può lottare contro Coromon selvatici, oppure decidere di sfidare degli altri addestratori in una lotta. Alcuni Coromon selvatici possono apparire in orde. Sconfiggendo un'orda si ottengono punti esperienza extra. Ogni addestratore aderisce ad un codice di regole. Regola numero 1. Un addestratore può portare in viaggio solo 6 Coromon alla volta. Regola 2. Un addestratore deve sempre accettare la sfida di un altro. Regola 3. Non si possono catturare i Coromon degli altri addestratori. E questo è tutto, e questo è tutto ciò che ogni aspirante addestratore deve sapere. Ora mettiti in viaggio, addestra i tuoi Coromon e segui i tuoi sogni. Beh, queste sono delle cose abbastanza normali per chi gioca a Pokémon. Ok, guida statistiche. Benvenuto, mio caro lettore, in questa piccola guida. Se volevi saperne di più sui Coromon, sei capitato nel posto giusto. La nostra analisi ti descriverà tutte le statistiche di un Coromon. Punti salute e punti E, vediamo un po' cosa saranno. La statistica più importante di un Coromon sono i suoi punti salute, o PS in breve. Una volta che i Coromon li perdono tutti, non saranno più in grado di lottare finché non li curerai. Puoi ripristinare i punti salute del tuo Coromon presso un centro addestratori o nutrendolo con una torta curativa. Se il tuo Coromon ha già perso tutta la sua salute, devi usare un oggetto come frammento di fenice. Un'altra statistica importante è che i punti energia si chiamano, di un Coromon sono i punti energia OPE. Ogni mossa richiede una quantità specifica di punti energia per essere usata. Se il Coromon non ha abbastanza punti energia, non potrà più usare quella mossa. Fortunatamente può recuperare un po' di punti energia dopo ogni lotta. Se dai ad un tuo Coromon una torta energetica, puoi ripristinare i suoi punti energia. Ciò significa che il Coromon conserverà un po' di punti energia in più dopo aver digerito la torta, di cui beneficerà nella prossima lotta. Ogni Coromon ha 5 statistiche di base, ma per capire la differenza devi sapere distinguere tra due tipi di attacco, fisico e speciale. Chi ha giocato a Pokémon questo lo sa benissimo. Un attacco fisico entra in contatto diretto con il bersaglio, come fa ad esempio un morso. Un attacco speciale invece avviene tramite contatto indiretto, come per esempio un raggio o un proiettile. Ora che sai la differenza tra attacco fisico e uno speciale, possiamo descrivere le statistiche di base. Se un Coromon esegue una mossa di tipo fisico, i danni vengono calcolati in base alla sua statistica di attacco fisico. Il Coromon che viene colpito invece utilizza la sua statistica di difesa fisica per ridurre il danno subito. Lanciando un attacco di tipo speciale, ok, attacco speciale, difesa speciale, uguale. Ma se vuoi evitare di perdere punti salute, sarebbe meglio riuscire ad abbattere l'avversario il più velocemente possibile. Qui entra in gioco la statistica velocità. Il Coromon con la velocità più alta attaccherà sempre per primo. Ok, pacifico. Non si tratta di una statistica vera e propria, l'esperienza, ma è comunque molto importante. I punti esperienza. Lottando con altri Coromon, il tuo Coromon guadagnerà punti esperienza. Ottenendo abbastanza punti esperienza, il tuo Coromon salirà di livello. Salendo di livello, un Coromon diventerà più forte, aumentando alcune delle sue statistiche. Alcune specie possono anche evolversi in una nuova forma se raggiungono un livello abbastanza alto, quindi assicurati di addestrare il tuo Coromon. Con questo si conclude l'analisi sulle statistiche dei Coromon. Per una spiegazione dettagliata sui Coromon e il loro potenziale, puoi leggere il nostro acclamato Guida al potenziale. Il potenziale viene con l'esperienza, e penso che sia appunto il libro che ci manca, ecco qua. Ogni essere umano ha il proprio potenziale. Ma sapevi che vale lo stesso per i Coromon? Partecipando ad una lotta, un Coromon affina sempre più il suo potenziale. Dopo aver guadagnato abbastanza esperienza, il Coromon risveglierà il proprio potenziale, ottenendo ulteriori punti statistica. La quantità di punti statistica che un Coromon è in grado di risvegliare è detta potenziale. Infatti, non tutti i Coromon imparano in fretta come gli altri. Il potenziale è innato. Il potenziale di un Coromon può essere diviso in 3 categorie: standard, potente e perfetto. Esistono strumenti come il LET del potenziale che possono essere usati per scoprire l'esatto valore del potenziale di un Coromon, che varia da 1 a 21. Questi sono gli EV, probabilmente, gli EV che dei Pokémon. LET sarà lettura del potenziale. Le categorie del potenziale sono distinguibili anche visivamente. Se incontri un Coromon dall'aspetto fisico diverso dagli altri, ricorda che è dovuto al suo potenziale. Non mi sembra di averlo ancora incontrato, sinceramente. Alcuni addestratori là fuori sognano di catturare tutte le specie Coromon del perfetto potenziale. Sognano di catturare tutte le specie Coromon dal perfetto potenziale. Perché a maggiore potenziale un Coromon ha, maggiore sarà la sua forza. Proverai anche tu a formare la squadra perfetta, beh, ovviamente. Riuscissi a riconoscerli sarebbe anche meglio.
Coromo alle basi, non si può leggere. Ok, consegniamo Coromo alle basi a lei. Oh, hai trovato il manuale. Perfetto. Grazie mille, inizierò a studiare subito. Ecco, tieni questo come ricompensa, tanto io non posso ancora usarlo. Un frutto occhi, aumenta l'attacco fisico quando... Ok, quando è in pericolo. Frutto dippo, aumenta la difesa fisica quando è in pericolo. Insegna immediatamente la mossa agilità a un Coromon, mossa istantanea. Oh, abbiamo la prima mossa istantanea. Con agilità che non ci interessa. Ed ora proviamo a fare il quiz con Jebediah. Fammi vedere quello che sai fare, vai. Grandioso, ti sottoporrò ad un test e vediamo se ne sai più di me. Quanti tipi ci sono? 7. No! Aspetta. Scusami, quanti tipi in generale? Il danno inferto è sempre determinato dalla statistica attacco fisico. Falso. Ok. Quanti tipi ci sono? Tecnicamente 7 di Pokémon e 6 di mosse, quindi 13 in tutto. Ok, esistono 7 tipi di Coromon, oltre a 6 tipi di mosse, lui intendeva tutti. Esistono tipi che sono esclusivi solo di alcune mosse. Esistono tipi... E però qua la localizzazione non è fatta bene. Esistono tipi che sono esclusivi solo di alcune mosse. Falso. La domanda qui non è posta bene purtroppo, ok. Cioè non si capisce cosa chiede. Quante specie di Coromon sono attualmente conosciute nella regione? 114. Il danno inferto è sempre dalla statistica attacco fisico falso, ok. La seguente è una regola per gli addestratori di Velua. Un addestratore può portare solamente fino a 6 Coromon alla volta, vero? Il tipo aria è molto efficace contro il tipo fuoco. Ok. Un addestratore ti sfida in una lotta, tu accetti. La statistica velocità di un Coromon determina la sua probabilità di colpo critico falso. Quante variazioni ci sono del valore potenziale? 3. Ah, ok, pensavo quante variazioni nel senso standard, potente, perfetto, quindi 3, invece lui intendeva dall'1 al 21, quindi 21. Rifacciamo. La seguente è una regola, ok. Fino a 6 Pokémon alla volta, vero? No, c'era scritto 5. Ok, cambia sempre le domande, bisogna stare attenti allora. Catturare Coromon posseduti da altri addestratori. Non possono catturare, vero? Ok. I Coromon di potenziale diverso differiscono solo nell'aspetto falso. Differiscono anche nella quantità di punti bonus statistica che possono risvegliare, esatto. La statistica velocità di un Coromon determina la sua probabilità di colpo critico falso. Esistono tipi che sono esclusivi solo di alcune mosse. E qua non mi ricordo cosa avevo messo. Boh, falso. Invece era vero. E purtroppo qua però le domande sono davvero fatte male. Cioè sono tradotte male. Non si capisce cosa chiede in alcune domande. Quanti tipi ci sono, Enya? Qua ho premuto troppo velocemente. Dai, su. Quanti tipi ci sono? 13. Ok. Un addestratore ti sfida in una lotta, accetti. Il tuo squarcio è molto efficace. Il tipo squarcio è molto efficace contro il tipo. Non lo so. Qua non lo so. Sarà spettro? No. Quante domande sono? 10 di fila che devi fare, giuste? Il tipo magia è molto efficace contro il tipo. Boh, sarà spettro? Ok. La statistica velocità di un Coromon determina la sua probabilità di colpo critico falso. Quante variazioni ci sono del valore potenziale? E ora sappiamo che sono 21. Ok. Esistono tipi che sono esclusivi solo di alcune mosse, vero? Esistono tipi solo. Alcuni tipi sono legati esclusivamente alle mosse. Ah, intende quello, che okay, al momento non sono stati ancora scoperti i Coromon di quei tipi. Ok. Quante specie di Coromon sono attualmente conosciute nella regione di Velua? 114. Un addestratore ti sfida in una lotta, tu accetti. Il tipo sabbia è molto efficace contro il tipo probabilmente elettrico. Cos'è? Esatto. Il danno inferto è sempre determinato dalla statistica attacco fisico. Falso. La seguente è una regola per gli addestratori di Velua. Gli addestratori non possono catturare Coromon posseduti da altri addestratori, vero? Quanti tipi ci sono? 13. I Coromon di potenziale diverso differiscono solo nell'aspetto. Falso. Oh, finalmente. Cosa? Mi hai superato? Olè.
Allora tieni, te lo sei meritato. Indossalo con orgoglio per mostrare la tua... Va bene. E prendi anche questo, così potrai condividere la tua esperienza con gli altri. Piccolo gemma, chi la tiene guadagna esperienza anche se no... Oh! È il condivido esperienza! Ma non mi arrendo facilmente, allargherò le mie conoscenze e mi inventerò una nuova sfida per riprendermi il mio cappello. Torna a trovarmi più tardi e faremo un'altra battaglia. Ok, abbiamo ottenuto quindi il condivido esperienza. Però mi sa che i Pokémon non... aumentano il potenziale, quelli a cui dai condividi esperienze. Andiamo a vedere oggetti. Allora, dov'è condivide esperienza? Qui? No, non sarà utilizzabile. Sarà base, nemmeno. Saranno strumenti, oggetti posseduti. Qui. Pigrogemma, sì. Chi la tiene guadagna esperienza anche se non partecipa alla lotta, ma probabilmente non risveglia il suo potenziale, quindi... Cioè, sarà utile magari per evolvere alcuni Coromon che ci interessa vedere l'evoluzione, ecco. Ma niente di che. Allora, qui abbiamo un Bisol a caso. Ok, prima non c'era. Torniamo da Perrin. Dovrebbe avere riparato il nostro guanto. Salve. Glacial, eccoti, ho appena finito di lavorare al tuo guanto. Il raccogli essenze è stato installato ed è pronto all'uso. Prima mi riprendo quel guanto che stavi usando, va bene? Ti ho anche installato un altro modulo, spinta. Consideralo un regalo da parte di un amico. Ecco il tuo guanto aggiornato. Oh, anche spinta abbiamo. Grazie infinite. Ma cos'è il modulo spinta a cui accennavi? Oh, puoi potenziare il tuo guanto con diversi moduli. Quello che ho appena installato ti farà lavorare come un fabbro. Sarai in grado di spingere qualsiasi cosa ti capiterà davanti, come tronchi o rocce. Devi solo premere il pulsante secondario FC per attivare il modulo che hai selezionato al momento. Puoi anche tenere premuto lo stesso pulsante per selezionare un modulo diverso. Che dici, perché non provi quel modulo spinta sul retro di casa mia? Ci sono alcuni tronchi che puoi spostare. Oh, non è che puoi fare visita al mio vicino Noah? Ho sentito che sta avendo problemi con uno dei suoi progetti. Qualcosa che riguarda un teletrasportatore? Grazie, vado a provare il modulo spinta e vedrò anche cosa posso fare per Noah. Ottimo, ci becchiamo. Ok, andiamo a provare questo modulo spinta, poi l'episodio finirà. Pulsante nero è appunto premuto, perfetto. E facciamo spinta, vai. Olè. Quindi ora posso passare, no, devo spingere anche questo. E posso prendere questo oggetto. Spinner normale, ottimo. È molto efficace contro i Pokémon tipo normale, qui abbiamo una torta detox, va bene. E qui un Bisol. Però non ci dice nulla. E di qua non possiamo ancora andare. Ok, va bene. Però io mi ricordo dove dobbiamo andare per usare il nostro modulo spinta, eh. In quella cesta che non potevamo prendere, quella cesta d'oro. Nel parco radioso. Oh, aspetta, qui c'è qualcuno. Glacial, sono io, Beth, del vicino al centro addestratori. Sei un addestratore, giusto? Posso chiederti un piccolo favore? Certo, dimmi pure. Tempo fa un addestratore di passaggio ci ha lasciato in affidamento un sacco di swurmi, ma con il tempo sono diventati molto aggressivi e quando si sono evoluti in Bisol sono volati via dal nostro cortile. Sono un pericolo per il nostro villaggio e mi sento responsabile. Entrano persino in casa della gente. Siccome sei l'unico addestratore in città al momento, potresti sbarazzarti di tutti e sei i Coromon al posto mio? Certo, lo farò con piacere. Grazie, vieni al centro addestratori appena hai risolto la faccenda. Ecco appunto i Bisol che dobbiamo prendere. Ah, però questa missione magari la facciamo nel prossimo episodio. Prima voglio andare a risolvere quella situazione con la cesta che non riuscivo a prendere. Qui nel parco radioso. Eccola qui. Vai, via. Olè. Ho atteso tanto questo momento. Essenza tossica, essenza proteica, essenza statica. Niente male. Niente male davvero. Ed ora, dai, facciamo questa missione secondaria in cui andiamo a prendere tutti questi Bisol. Però vediamo chi mettere davanti. Armado a livello 8, Mino a livello 9, Cub Zero a livello 9. Beh, dai, mettiamo Cub Zero davanti, facciamo allenare un po' lui contro questi Bisol. Tra l'altro c'è spoilerato che Bisol è l'evoluzione di Swarmy. Che noi abbiamo. Quindi in realtà abbiamo preso quello scambio un po' così a caso. Alla fine era solo una missione secondaria. Attacco fisico aumentato. Ok.
No, però col morso gli facciamo parecchio male. Colpo. Anche lui ci fa parecchio male. Beh, d'altronde è a livello 8, non è da sottovalutare. E in più è più veloce di noi. Ok, furia, non ci fa nulla. Perché ora muore. Perfetto. 508 punti esperienza. Beh, niente male. La velocità però non è salita. Però 2 punti di attacco fisico, 2 punti di PS, 2 punti di difesa fisica e 2 punti di difesa speciale, non sto male. Sbloccato pelliccia statica, il Coromon rende il suo corpo statico. Per i successivi 5 turni, chi entrerà in contatto fisico con esso verrà affetto da paralisi. Questa mossa va sempre per ultima, ok. Quindi non possiamo usarla prima. Perfetto. Quello è uno. Ok, andiamo a cercare gli altri. Uno l'avevo visto che era qui sotto. Guardalo là. Bizzle Bizzle. C'è queste missioni qui in Pokémon, ma non ci sono manco per niente. Cioè, boh. Ah, più velenose. Ok, fortunatamente non è molto efficace. Però verremo avvelenati nel prossimo turno. Quindi è meglio cambiare Coromon. E mandare. Io vorrei che il mio Sfurmi si evolvesse, sinceramente. Quindi vai. Che diventasse un bel Bisol che è potentissimo. Colpo, va bene. E usiamo api velenose anche noi. Ah, se l'ha usato lui. Ed è molto efficace. Però anche noi li abbiamo usato, eh. E cambiamo Pokémon di nuovo. E rimandiamo Kub-Zero, così non disperdiamo troppi punti esperienza. Non dovrebbe avvelenarsi in teoria, no? L'abbiamo switchato. E infatti il colpo. Al colpo resiste bene il nostro Kub-Zero. Ok, graffio e addio, perché ora subisce l'avvelenamento. Perfetto. Svurmi a livello 9. Ottimo. E quello è 2. Ora, torniamo un attimo al centro addestratori qui. Anzi, no, sì. Dato che voglio tirare su Swarm. Quindi curiamolo. Perfetto. E cerchiamo gli altri, Non è che magari uno è qui dentro? Cioè è andato dentro nel recinto. Sarebbe anche una cosa normale. Dato che in teoria si sono originati da lì. Andiamo a vedere se è rimasto dentro, No, qui non c'è nulla. Quindi niente, usciamo. Tra l'altro qui sono scomparsi appunto perché sono gli Swurmi che si sono evoluti. Bella, la cura che c'è in questo gioco mi piace davvero tanto. Allora, uno era là dietro, andiamo a prenderlo. Vai. Tra l'altro questa missione ti obbliga anche ad esplorare un po' il villaggio. Guarda l'altro dov'è, lì nell'angolo. Allora, chi è che voglio mandare davanti ora? Abbiamo delle conquiste, direi di farlo. Addestro ancora un fino a livello 10, ok. E poi direi di usare Moffel, dai. Bizzle Bizzle. Per lo meno non è tipo normale, quindi non prende la super efficacia da api velenose. E invece noi possiamo mandargli una bella palla di sabbia addosso. Moffel prende un bel po' di danno, Però, glielo ritorna. Api velenose, eccolo. Verremo avvelenati nel prossimo turno. Ma noi in teoria dovremmo riuscire a ucciderlo. Ok. Buono. No! Ok, è stato avvelenato. Cambiamo Pokémon. Tanto morirebbe. E mandiamo di nuovo Sfurmi. Dividiamo l'esperienza tra di loro. E così vediamo anche se il veleno perdura anche dopo la battaglia. Cioè, se toglie vita anche dopo la battaglia. Però boh, è strano. Ci sono Bisole a livello 8. E Sfurmi non si è ancora evoluto. Boh. Moffel è salito a livello 9, ottimo. Quello era 3. Non sembra che il veleno faccia qualcosa anche dopo la battaglia.
Quindi buono. A questo punto metteremo davanti Butterbean, anzi Armado, dai che sale a livello 9. Questo posso interagire con questo alveare? No. Mio padre è un uomo molto intelligente, sta costruendo qualcosa di sofisticato nel nostro seminterrato e questo penso sia Noah, quello a cui dovremmo andare a parlare. Però vorrei farlo nel prossimo episodio, prima vorrei completare questa missione secondaria dei Beasle per togliercela dalle balls. Ok Armado. È tutto tuo, graffio. Aia, questo mi sa che è super efficace, però. Infatti. Anche noi li facciamo male, per carità, però. Con colpo vedete che ci toglie molto meno. Ok, avvelenato. Continuiamo così, tanto prende comunque punti esperienza anche se dovesse morire, infatti. Facciamolo morire e mandiamo di nuovo Sfurmi. Voglio tirarlo su questo Swarm, voglio vedere se si evolve a livello 10. E usiamo le api velenose. Che male però. Beh, anche noi dovremmo fargli molto male, in teoria. Vai, graffio. O meglio, colpo. Mi sa che ci ammazza. Sì. Vabbè, tanti punti esperienza li prende comunque. E a chi li diamo allora? Ed è pure stato avvelenato. Beh, lui è vero. Diamogli a Butterbeat. Che potrebbe salire di livello. E usiamo il colpo. Ed è velocissimo, Beasle. Via. Ole. Ok, Butterbeat a livello 9. Impara pugno propulsore. Un pugno diretto in faccia. Hai il 15% di possibilità di abbattere il nemico. Abbattere nel senso di farlo tentennare. O di ucciderlo con un one hit KO. Belli questi livelli che salgono. Ok, però non si è ancora evoluto il nostro Beasle. Quindi il nostro Swarmy, volevo dire. Andiamo a curarci, dato che tre dei nostri Coromon sono morti. Sì. Ok. Poi vediamo chi ho davanti. Ancora Armado. Ma sì, dai, lasciamo davanti Armado. Anzi, no, perché prende un botto di danni da. Mettiamo Mino. Prende un botto di danni da api velenose. Andiamo a cercare l'altro Skurmy. Qui l'abbiamo fatto. Diamo un'occhiata se ci sono degli strumenti invisibili, però infatti. Degli strumenti nascosti. Ah, c'era uno strumento nascosto che è una mossa istantanea. Insegna immediatamente la mossa. Non l'ho letto. No, un diario. Volevo vedere qual era la mossa istantanea. Strumenti base. Strumenti base, no. Inutilizzabili? Non penso, sinceramente. No, ok, inutilizzabile. Mossa istantanea 61. Morso velenoso a un Coromon? Posso insegnarlo ad Armado? No, però non ti fa vedere chi è in grado. Cioè, devi sparare a caso. E poi volevo dire Swarmy. No, non è in grado di prendere questa mossa. Moffel è in grado di prendere questa mossa? Sì. Beh, morso velenoso. Il problema è che non so cosa faccia. Non so che danni faccia, non so niente, vabbè. Tagli. Ok. Qui, strumenti, nada. Qui? No, eh. Ok, nel carretto? Neanche. Questa città è ancora in via di sviluppo, quindi non c'è ancora nessun deposito Coromon e nessun negozio per gli addestratori. Per fortuna il campus della Lux Solis è vicino, e una volta che il Noah di teletrasportatore sarà disponibile il teletrasportatore di Noah, c'è anche qui la localizzazione. Potremmo raggiungerlo in un batter d'occhio. Ok, ah, strumento. Frutto giuba. Utile il frutto giuba. Questo frutto giuba era stato appena piantato. Ok. Però qui posso prenderlo, no? È quasi maturo invece. Ok, no? Amo il giardinaggio, specialmente coltivare frutti. Questi vasi della Lux Solis rendono il mio hobby molto più facile. Si possono trovare ovunque, chiunque può usarle. Basta piantare un frutto ogni volta che vedi un vaso vuoto. Potrai raccogliere tutte le piante completamente cresciute ogni volta che ne trovi una. E cosa più importante, non devi annaffiare nessuna pianta. Il vaso fa tutto da solo. Che bello il futuro. Se vi ricordate in Pokémon Platino, se non sbaglio, avevo inserito questa cosa, in cui dovevi annaffiare le piante, dovevi passare ad annaffiare le piante. Era una menata.
Era davvero una menata. Ah, siamo più veloci noi. E però se colpisci solo una volta, diventa un po' difficile la faccenda, eh. Poi prendi un danno atroce. Continua a colpire solo una volta, è assurdo. Una sfiga totale. Questo colpo ricordo che può colpire questo attacco da 1 a 3 volte. Continua a colpire una volta, non ha alcun senso. Ecco, vedete che prende molto meno danno per la DAP velenose. Ora, se colpisci 3 volte, magari non muori. Oh, anche solo 2 va bene. Ole. Viene comunque avvelenato? No, non sembra. Ok. Sale di livello. Ok, non è stato avvelenato. Buono. E quella 5. Ne manca solo uno in teoria, no? Nella panchina c'è qualcosa? No. Nel laghetto nemmeno. Salve signorina. Per questo ho deciso di vivere qui. Essere circondata dalla natura invece che vivere in mezzo al frastuono della città. Ok. E qui però si esce, appunto non potevamo uscire fino ad aver preso il modulo. Allora. Può passare? No. Peccato. Però si può entrare qui, immagino. Esatto. Salve. I frutti possono dare un vantaggio in lotta ai tuoi Coromon e sono anche molto salutari. Ecco, prendilo un po'. Ma ce l'ha così? Niente male. I Coromon sono abbastanza intelligenti da consumare il loro frutto quando ne hanno bisogno, quindi assicurati di dargli un po' di frutti. Certamente. Qui non posso prendere nulla, però qui sì. Frutto dalli. Qui. Nada. Posso uscire da qui? Aspetta, che qui c'è un altro strumento. Frutto fichi. Fichi fichi. Ah, vaso. Piantiamo qualcosa, va, piantiamo. Aumenta, no, questo fa schifo, questo fa schifo. Questo non mi piace. Questo è interessante. Questo è molto utile. Anche questo è molto utile. Piantiamo il frutto giuba, che ne abbiamo 3. Ok, non c'è niente da prendere qui, vero? Nope. Ce ne manca uno però di Beasle. O sbaglio? Che non l'abbiamo ancora trovato. Sarà qui sotto, magari? Lui dice qualcosa, ci ha visto fare questa cosa. Sì, guardalo, tutto... Winifred. Wow, grazie mille! Ora la strada è libera come una volta. Farei meglio tornare da Perrin ed esercitarmi ancora ad abbattere qualche albero. A presto! Sì, ciao. Volevo solo vedere se c'era un Beasle qui da qualche parte, ma a quanto pare non c'è. Cerchiamo meglio allora, eh. Cerchiamo meglio. In teoria ne manca solo uno. O erano 5. Mi sembrava avesse detto 6. 6 Beasle. Vediamo, qui l'abbiamo presi? Sì. Vediamo se è qui sotto, magari, fuori dal villaggio. No, non c'è. Beh, torniamo allora all'addestramento. Magari erano davvero 5. Erano davvero solo 5. Al campo addestratori. No, continua. Diamo un'occhiata alla missione nel diario. Diario? Beasle in fuga. Sto cercando in giro dei Beasle vicino a un altro Beasle fuggito dal centro. Ok, ce n'è uno che ci manca. Possiamo andare qui dietro? Ah, che pro? Non c'è nemmeno uno strumento nascosto. Ah, ecco, infatti invece sì, c'è uno spinner. Ok. Però ne manca davvero uno. Dove cavolo è? Dove è finito quel Beasle. E che è strano perché il villaggio comunque è pure piccolo, cioè si vedrebbe. Ah, qui sotto però c'è uno strumento, eh. C'è modo di arrivarci? Magari è di sotto appunto, magari c'è modo di arrivarci da dietro. Da qui. Queste cose in Pokémon c'è buonanotte, non le fanno mai, non le faranno mai. Qui no, passando, esatto. E passaggino, passaggino. Cappello Amish, ok. Un cappellino. E uno strumento invisibile qui. Torta Focus. Però di Beasle.
neanche l'ombra. Boh, mi sembra strano, sinceramente. Cioè, erano tutti così visibili e uno non lo trovo. Non penso possano essere dentro gli edifici loro, no? Qui c'è uno strumento, tra l'altro, invisibile. Nel centro del campo di battaglia, 200 oro. Non penso possa essere in biblioteca, sinceramente, però. Boh, diamo un'occhiata. Magari. No, qui non c'è. No, ma è una cosa stupida, cioè non dovrebbe essere dentro l'edificio, però non lo trovo fuori. No, qui dentro non c'è, infatti. Vediamo, eh. Vediamo di trovarlo, questo Svurmi, o meglio, Beasle. Proviamo a parlare alla tipa lì dentro. Qui non c'è, vero? No. Magari qui fuori c'è un tronco da spostare, ma nemmeno. No, niente, questa ci dice sempre le stesse cose. Slytherin. Non si trova. Cioè, è incredibile, non esiste l'altro c'è, anche a dare un'occhiata così in giro non lo trovo. Boh. Nei campi qui non sembra esserci. Nope. Qui dentro non penso. Ah, guarda dov'era. Era davvero dentro l'edificio, ma ti rendi conto? Ma dai. Vabbè, con chi lo ammazziamo questo? Facciamo Cube Zero, dai. Va bene, c'era dentro un edificio. Ok, morso gelato. Niente male il tuo colpo. Ma il mio morso gelato toglie di più, anche perché ti ha fatto un critico che ti ricorderai per tutta la tua breve vita. Buono. Ha un altro colpo critico, era? Disintegrato proprio. Perfetto, ho trovato tutti i Beasle fuggiti. Dovrei informare Beth al centro addestratori. Sì, sarebbe poi ora di farlo. Qui stanno crescendo le piantine. Andiamo ad avvisare. Posso aiutarti? Ecco, mi sono riuscito a trovare i 6 Beasle. È fantastico sentirtelo dire. Grazie mille per il tuo aiuto. Non abbiamo molto, ma posso offrirti questo disco repellente come ricompensa. Se lo dai al primo Coromon in squadra, ti aiuterà a tenere lontani i Coromon selvatici. Ok, utilissimo. Possibilità di allontanare Coromon selvatici sta tenuto dal primo Pokémon della squadra. Grazie mille, mi servirà sicuramente. Prego. E se mai dovessi avere bisogno di aiuto, passa pure da qui quando vuoi. Lo farò, ciao. Ok. Bene. Abbiamo completato anche questa missione. E nella prossima puntata andremo qui da Noah per vedere appunto cosa vuole. Ma per questo è tutto. È durata davvero tanto questa puntata. Ma abbiamo esplorato tutta Villa Nuova. Fatto la roba col fabbro. Esplorato la biblioteca. Fatto l'indovinello con Jebediah. Fatto la missione dei Beasle. Cioè, ne abbiamo fatta di roba, quindi va bene così. Grazie mille per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dai, Glacial Sphere, è tutto. Al prossimo video.